Buongiorno, benvenuti alla seconda puntata della terza edizione di Buongiorno Fitness. Ieri abbiamo ricominciato il nostro ciclo di trasmissioni che vi accompagneranno per tutta l'estate. Noi siamo presso la palestra Redure Fitness di Silvi Marina ed oggi iniziamo di fatto la preparazione, perché ieri abbiamo fatto dei preamboli sulla sicurezza delle palestre, in particolare delle Dune Fitness. Oggi iniziamo a lavorare sui muscoli. Allora io mi reco dai nostri istruttori. Buongiorno Antonio Riga. Buongiorno. E Marzia Sperandini. Buongiorno, saranno loro che ci illustreranno gli esercizi di oggi. Antonio, tu sei un volto nuovo per i nostri telespettatori della palestra, vuoi dirci qualcosa di te, anche di Marzia? Faccio parte da un anno di questa palestra, sia come staff che come personal trainer, insieme a Marzia, che è un'ex campionessa, fra l'altro, di bodybuilding. Si vede dal fisico, complimenti Marzia. Siamo passati, sono tanti anni che pratico, però da quest'anno siamo alle Dune Fitness e oggi vorremmo mostrare un esercizio che è una zona di interesse per le donne, in maniera particolare in questo periodo. Qual è? Ed è gambe e glutei. Ah, ecco, ci interessa molto. Allora, vediamo Marzia effettuare l'esercizio. Questa è una variante dello squat che rimane comunque l'esercizio principe, ma laddove vi siano problemi, parlo di protusioni, ernie, scoliosi, laddove sia controindicato a mettere un peso sulla schiena, quindi fare pressione, questo è un validissimo sostituto. Qui vediamo Marzia che lo esegue. La postura di questo esercizio, quale deve essere? Questo poi dipende se si è forti di anche o di ginocchio, ma se lo sta facendo in maniera neutra quando scende, ma ci si può portare in avanti o spostati all'indietro. È un esercizio che si può modificare la posizione, quindi andando ad interessare l'esterno in questo caso maggiormente, o aprendo le gambe e interessare la parte interna delle gambe. Altra zona di grande interesse per la donna, è una zona difficile da tonificare di solito, quindi la postura della schiena non cambia, deve essere dritta, non bisogna arcuarsi, così andando oltre il parallelo si interviene molto con i glutei, da tenere presente che la discesa va fatta irrigidendo glutei e bicipiti femorali, invece la risalita ci si concentra sul lavoro dei quadricipiti. Quindi un esercizio completo. Lo squat rimane l'esercizio principe, ma in certi casi è controindicato. In quali casi è controindicato lo squat? Per esempio le protusioni discali, abbiamo detto, oppure le ernie, oppure le scoliosi, oppure lì dove non ci deve essere una pressione sulla schiena. Nelle donne, certi periodi del mese, creare un'ulteriore pressione con lo schiacciamento è controindicato. In questo caso è un esercizio un po' più dolce, lo si può effettuare anche in determinati giorni, perché il carico non grava proprio sulla persona. O quando la persona è affaticata, lo squat rimane principe, ma questa è un'ottima variante. E noi continuiamo ad allenare gambe e glutei con un esercizio che potete fare a casa. Ci siamo spostati in un'altra area della palestra con Antonio e Marzia. Allora, Antonio, quali sono i benefici di questo esercizio? Questo esercizio è facilmente riproducibile a casa, basta un bastone ed un elastico. Ha il vantaggio, mentre Marzia lo esegue, lo possiamo vedere, dell'elastico. L'elastico offre una tensione costante e continua, cioè non ci si può rilassare. Quindi è un esercizio utilizzato anche dagli atleti professionisti, proprio per questo vantaggio che dà l'elastico. Non soffre della gravità.
l'elastico tira sia quando si sta in piedi che quando si sta in giù, e la tensione è costante, anzi più si sale e più c'è tensione, quindi costringe il muscolo ad un lavoro costante e continuo senza potersi riposare, ed è un esercizio faticoso che può sostituire chi non ha l'attrezzatura adeguata a casa, pesi e bilancieri, possiamo sostituirlo con questo facilmente, l'attrezzatura è ridotta, un bastone ed un elastico. Quante volte va ripetuto? Questo bisogna almeno fare 4-5 serie per 10-12 ripetizioni, con un recupero di un minuto tra le serie. Anche qui controindicazioni per la schiena, per le ginocchia? Questo già coinvolge un po' più la schiena, perché si va in posizione retta, il carico è verticale. Questo rispetto a quello che avevamo visto in precedenza coinvolge un po' più la schiena, però non è un qualcosa di dannoso, cioè non è un carico verticale pesante, è comunque un esercizio validissimo per tonificare. Antonio, consigli per chi pratica fitness d'estate, un minimo per restare in forma, ginnastica da casa, quanti minuti al giorno? Io penso mezz'ora, 40 minuti per almeno 3 volte alla settimana, da alternare con delle passeggiate ad un ritmo insomma abbastanza veloce, e penso che siano sufficienti per restare in forma, soprattutto nel settore wellness, cioè per quell'aspetto di salute più che di estetica. Per l'estetica magari è richiesto un impegno superiore, però per rimanere in salute è un'ottima cosa. Mezz'ora di esercizi anche a corpo libero o sfruttando il proprio peso corporeo, alternati a delle passeggiate, delle nuotate, o la bicicletta ci può essere d'aiuto in questo caso. Quindi un'attività quasi quotidiana, leggera e costante. Grazie per questi preziosi consigli, grazie ad Antonio, grazie a Marzia, che ritroveremo nei prossimi giorni a Buongiorno Fitness, anzi li ritroveremo anche domani, perché voi farete una lezione anche domani, benissimo. E noi adesso dai consigli degli esperti di fitness passiamo ai consigli dell'esperta dietista con Marina Manieri, a tra poco. E anche oggi scegliamo di parlare di alimentazione dal Mar del Plata, stabilimento di Silvi, Marina della famiglia Carletti, ed ecco qui Luciano Carletti, il boss, buongiorno, e Alessia Di Giovanni. Buongiorno, allora saranno i titolari che ci racconteranno come sta andando questo inizio estate in questa concessione balneare. Allora, Luciano, come va? Tanta voglia di mare anche quest'anno? Sì, veramente molta voglia di mare, la gente a noi ci sta andando benissimo, in quanto l'italiano non va all'estero. Diciamo che un mese di giugno così buono non l'abbiamo avuto negli ultimi 20 anni. Ringraziamo Dio, stiamo andando molto bene. Cosa mangia la gente in spiaggia maggiormente? Il menù diciamo che è variegato, si parte da un menù più leggero che può essere un'insalata di mare, un'insalatona, una caprese, a un menù un po' più tradizionale marinaro come spaghetti alle vongole oppure chitarina allo scoglio, comunque questo in generale è quello più richiesto. E poi c'è una novità, che quest'anno saremo aperti 3 volte a settimana, dal giovedì al sabato a cena. E buongiorno alla nostra consulente, la dietista dottoressa Marina Manieri, bella e brava. Grazie, buongiorno. Allora Marina, oggi è martedì e qui al Mar del Plata hanno preparato veramente tante cose sfiziose, perché la spiaggia spesso è anche il luogo della merenda, soprattutto per i bambini. Cosa mangiare al mare per merenda? Diciamo che i bambini, essendo che si spera che si muovano molto in spiaggia, quindi tra bagno, partite a pallone, partite a racchettoni, corse, nascondini e quant'altro, sono piuttosto attivi, quindi è bene pensare a una merenda che sia un po' sostanziosa, come potrebbe essere, che so, un pezzo di pizza o anche un dolce, magari anche focacce e tutte queste cose qui. Quanto tempo dopo la merenda si può fare il bagno? Allora, questo è un po' un mito. In realtà sappiamo bene come la fase gastrica della digestione duri solo 20 minuti. Finora abbiamo parlato dei bambini, ma la merenda al mare non la fanno solo loro, anzi al mare noi adulti diventiamo anche più golosi tra le pizze, i gelati. Quanto possiamo permettercela al mare questa merenda fuori dei pasti più
tradizionali? Allora, questo dipende sempre comunque dal livello di attività, cioè se noi siamo adulti attivi che magari giocano a beach volley o passeggiano e si muovono, potrebbe anche andare bene pensare a una pizza o un gelato. Io poi consiglio sempre quello artigianale, non quello confezionato. Però se siamo adulti piuttosto sedentari, che facciamo le lucertole al sole, oppure persone che giocano a carte, insomma, là è meglio stare sul leggero, quindi che so, una porzione di frutta potrebbe essere forse la cosa migliore, uno yogurt gelato al massimo. Ecco, quindi per adesso non guardate quello che c'è qui, fatelo mangiare ai vostri figli. Oppure guardatelo e fate sport. Esatto, consumate poi. Bruciate le calorie. Allora, il nostro tempo è scaduto, noi ringraziamo la dottoressa Marina Marieri, grazie ad Alberto Capo per le riprese e grazie a tutti voi, vi diamo appuntamento a domani a Buongiorno Fitness, dove troverete una rubrica nuova. Ciao!